Ciao, Martin Luther King diceva, non è importante vedere tutta la scala, ma è importante salire il primo gradino. Sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e oggi voglio parlarti del più bel viaggio della tua vita. Alla tenera età di 8 anni, decisi che da grande avrei fatto il batterista. Ovviamente non sapevo come ci sarei riuscito, ero solo un bambino, ma mi ero posto già un obiettivo piuttosto ambizioso. Poi, arrivato a 10 anni, capii che forse dovevo prendere delle lezioni di batteria per scoprire i segreti di questo magnifico strumento. E così chiesi a mia madre di portarmi a lezione da un maestro. Ora però devo puntualizzare un paio di cose prima di andare avanti. Uno, era il 1976. Due, vivevo a Tolentino, in provincia di Macerata. Ciò significa che a quell'epoca a Tolentino non esistevano maestri di batteria e nemmeno nel raggio di 30-40 km, e questo rappresentò un tragico colpo per il mio programma. Infatti il mio progetto subì una battuta d'arresto lunga 9 anni. Durante questa lunga attesa, la mia volontà di perseguire questo obiettivo non vacillò nemmeno per un istante. E infatti a 19 anni mi trasferii a Milano per iscrivermi al Centro Professione Musica per andare a lezione dal mio grande idolo Walter Calloni. Nello stesso periodo studiai con altri maestri come il grande Enrico Lucchini e il grande Massimo Manzi. Poi un giorno decisi di volare fino a Los Angeles per andare a studiare al PIT, del Musician Institute, perché volevo ancora di più. Insomma, per fartela breve, io faccio il batterista da oltre 20 anni. E come potrai vedere nel mio curriculum, ho suonato con diversi grandi artisti, ho registrato trasmissioni televisive, produzioni discografiche, ho suonato con big band, concert band, piccoli gruppi jazz, gruppi hard rock e ho registrato dischi in tantissimi generi musicali diversi. Contemporaneamente ho insegnato in grandi e piccole scuole, ho scritto un libro sulla lettura a prima vista, ho progettato un software musicale. Quindi posso affermare senza problema di aver raggiunto gli obiettivi che mi ero posto all'età di 8 anni. Beh, ti ho raccontato brevemente la mia storia, non perché voglio vantarmi dei risultati che ho raggiunto, o del fatto che sapessi fin dall'età di 8 anni cosa avrei fatto da grande, o per millantare il mio curriculum, che inoltre rispetto ad altri miei colleghi è veramente piccolo piccolo, ma era solo per farti capire che i dettagli del mio percorso si sono palesati durante il viaggio. Durante questo mio viaggio ho incontrato grandi persone che mi hanno stimolato e che mi hanno fatto capire che era necessario fare un passo alla volta. Non ti nascondo che ci sono stati dei periodi molto bui e questi potrebbero anche ritornare. Non voglio illuderti che sia stato tutto facile per me, anzi, però tutto fa parte di questo speciale cammino. So di essere una persona molto fortunata perché mi rendo conto di far parte di una ristretta cerchia di persone. Cioè quelli che fin dall'infanzia decidono di perseguire un preciso obiettivo. Sono anche convinto che quelli come me hanno una missione importante da compiere, a cui non possono e non devono sottrarsi. Questo compito obbligatorio consiste nel condividere il loro cammino e la loro storia, perché possa diventare, per chi voglia comprenderlo ed analizzarlo, una fonte di ispirazione. Credo anche che sia la missione di quei musicisti o artisti che in un certo senso ci sono riusciti. Stiamo vivendo in un magnifico periodo storico, quello cioè in cui chi ha inventato generi musicali come il pop, il rock, il funk, la musica commerciale e ne ha fatto la storia, possono guardarsi indietro e raccontarcela, condividerla. Questa probabilmente è la prima volta nella storia, per cui bisogna approfittarne perché ora tutto è in cambiamento, in evoluzione. Una delle più forti spinte evolutive ce l'ha avuto proprio la formazione, cioè l'apprendimento e l'insegnamento. Per esempio, chi apprende oggi non è più un elemento passivo del processo, ma è un elemento attivo perché tutto parte da lui. Infatti, chi insegna al giorno d'oggi non può non tenere conto degli obiettivi dello studente che ha di fronte. Mi spiego meglio, non è che si siano invertiti i ruoli, in realtà è che chi studia deve essere consapevole che è parte attiva della costruzione del percorso del raggiungimento del proprio obiettivo. Per questo motivo, quando decidi di intraprendere un percorso formativo, è fondamentale sapere dove vuoi arrivare, altrimenti non potrai essere parte attiva di questo processo. Permettimi questa metafora. Quando decidi di intraprendere un viaggio, di sicuro non ti metti in marcia se prima non sai dove vuoi andare. Quindi non fare l'errore di iscriverti a un corso di musica
se non sai qual è il tuo obiettivo. Non è importante sapere fin da subito i dettagli precisi di ciò che vuoi imparare, anche perché potresti essere all'inizio e ancora non sai che cosa ti aspetta. Magari stai iniziando da zero e comunque non è importante sapere tutto fin da subito. Però dovresti sapere almeno che cosa vorresti essere in grado di fare alla fine del corso. Per esempio, dopo un certo numero di lezioni potresti voler vedere dei miglioramenti in uno stile musicale, oppure tecnicamente vorresti vedere progredire un tuo arto debole, oppure semplicemente vorresti vedere un passo avanti verso la trasformazione di una passione in un mestiere. Ovviamente, strada facendo, potresti cambiare idea e aggiungere altri obiettivi. Oppure potresti definire meglio la tua meta con l'aiuto degli insegnanti che ti sei scelto. E così via. Quindi, tornando alla metafora, è come se tu ti mettessi in viaggio da Milano verso Napoli la sera dopo il tramonto. Per cui sali in auto, imposti il tuo navigatore su destinazione Napoli Centrale, accendi il motore, accendi i fanali e parti. Quindi adesso tu sai dove vuoi andare, sai quanto tempo ci impiegherai per arrivare, ma non è che vedi tutti i chilometri che hai davanti, perché sono centinaia, ma vedi solamente quella porzione di strada illuminata dai fari, quindi un centinaio di metri forse. Ecco, questa è la mia metodologia ed è quello che vorrei sentirmi dire dal mio studente ideale, cioè so dove voglio arrivare, ma non mi preoccupo di tutta la strada, solamente mi interessano quelle poche centinaia di metri davanti a me. Ma so che comunque vedere solo quei 100 metri davanti a me mi permetterà di guidare per centinaia di chilometri senza preoccuparmi di ciò che ci sarà più avanti. Quindi se Napoli Centrale è il mio obiettivo, cioè il risultato che voglio ottenere dal mio corso, risolverò i problemi uno alla volta, cioè 100 metri alla volta, lasciandomi guidare con fiducia dal mio insegnante, che rappresenta il navigatore, senza fretta. Per affrontare un viaggio così lungo avrai portato sicuramente con te delle cose molto necessarie come dei viveri, dell'acqua, la pazienza, la disciplina, la fiducia. Perciò sei consapevole del tuo lungo viaggio. Se sarà necessario ti prenderai delle pause, ma sicuramente il prima possibile e senza grandi intoppi raggiungerai la tua meta, se sarai perseverante però. Quello che devi fare ora è goderti questo magnifico viaggio, ascoltando della musica, guardando le luci intorno a te, il panorama notturno, il cielo, la luna, le stelle, senza pensare troppo alla meta finale. Se pioverà, osserverai il movimento dell'acqua spostata dai tergi cristallo sui vetri, il rumore delle gocce che colpiscono la tua auto e chissà quante altre cose potrai scoprire. Registra dentro di te le emozioni che questo viaggio ti fa provare, sia quelle positive che quelle negative. Osserverai la tua crescita come musicista e come essere umano. Sì, perché studiare uno strumento musicale richiede una forte dose di introspezione. Ti aiuterà a capire meglio te stesso, il tuo corpo, la tua mente e le tue emozioni. Terrà sempre attivo il tuo lato creativo e la tua curiosità. Magari una volta arrivata a Napoli potresti decidere che non ti è bastato, che vorresti continuare. Se hai gioito del viaggio, magari potresti decidere di ripartire per Parigi, Londra, New York, dipende solo da te. Vedi, le mete e gli obiettivi sono già lì, devi solo decidere se raggiungerli o meno. Potresti decidere di intraprendere un altro viaggio, cambiando il mezzo di trasporto, per esempio, o il navigatore, cioè il tuo insegnante, tornando al discorso di prima. Ormai a quel punto saprai decidere da solo che cosa è meglio per te, perché il tuo insegnante, quello giusto, ti avrà dato gli strumenti, le metodologie, le strategie per diventare il maestro di te stesso. Fin quando arriverà il giorno in cui deciderai che sarai tu ad insegnare tutto questo ad altre persone. Per concludere, vorrei ricordarti che se la tua disponibilità a donare è limitata, anche la tua disponibilità a ricevere lo sarà. Se questo video ti è piaciuto e pensi che i suoi contenuti possano essere d'aiuto anche a qualche tuo amico o collega, mi farebbe molto piacere che tu lo condividessi sulle tue pagine social. Un sincero abbraccio da Ruggero e ci vediamo al prossimo video. Ciao!